Oggi è il 31 maggio 2023 e un altro mese se n'è andato ed eccomi tornata qui nella terra che mi accoglie. Non dico la mia terra perché mio non esiste nella nuova era e nella nuova terra. Nulla è nostro e nulla ci appartiene. Mio appartiene all'ego, quindi la terra non è nostra, è solo data in prestito e ci accoglie dolcemente e generosamente, direi io. E quindi eccomi tornata nella terra che mi accoglie ogni singolo giorno e dal quale ritrovo la connessione. Pensate, appena sono tornata in Calabria, dopo 15 giorni in giro per l'Italia, e direi che vi ho un po' trascurati, ma quando vedete i ricordi, io vi propino i miei ricordi quando non ho tempo di fare nuovi video. È stato molto molto intenso, ma non volevo abbandonarvi, per questo ho riproposto i ricordi dell'altro anno e dell'anno prima. Ma è stato veramente un tour di tutto lo stivale, estremamente importante. Importante perché abbiamo aperto dei portali, attivato altri preesistenti. Siamo stati in Emilia Romagna e ringrazio tutti coloro che ho incontrato e che mi hanno accolta. Ho visto centinaia e centinaia di persone tra l'Emilia Romagna e la Lombardia. Abbiamo veramente fatto tanto per la costruzione del nuovo mondo, incontrando persone meravigliose, ritrovando famiglie animiche, questa grande calamità d'anime che ci sta chiamando tutti, guerrieri arcobaleno, figli del sole e della terra, che ci stiamo ritrovando per creare un mondo migliore. E a tutti dico sempre: non cercare l'inferno negli altri, ma porta il paradiso sulla terra. Questa è la nostra missione. La nostra missione non è chiedere portami via, voglio scappare da questo pianeta, perché siamo terrestri ora e siamo qui perché il nostro pianeta deve ascendere ed entrare nella federazione. E allora è stata veramente un'avventura per tutto lo stivale, percorso da sud a nord e da nord a sud, in cui ho incontrato il portale del Vesuvio, in cui ho incontrato anime meravigliose, elementi ed elementali, creature di ogni tipo. Insomma, è stato veramente meraviglioso. Io ringrazio voi che mi avete accolta, ringrazio voi che siete venuti a trovarmi, sia a Bologna, sia negli incontri individuali, che nel seminario, nell'apertura del portale dell'infinito vicino Bologna, nella attivazione del portale 999 d'Ascensione a Cattolica, nell'attivazione del portale 999 a Cuggiano vicino Milano, e chi più ne ha più ne mette, nei tre incontri a Milano con tre gruppi meravigliosi di anime antiche che ho ritrovato. Insomma, scusate l'entusiasmo, io mi infiammo sempre, ma questa terra, la Calabria, ha il fuoco, e quando metto i miei piedi nell'acqua, i piedi nudi a contatto con la madre, e pronuncio terra sotto di me, acqua di fronte a me e dentro me, sole, fuoco sopra di me, aria tutto intorno a me, girando su me stessa, attivo in me quegli elementi, e il fuoco che scorre sotto il mare mi incendia, e non ne posso fare a meno di questo entusiasmo che mi contraddistingue, che no, a cui non posso rinunciare perché fa parte di me. Ho detto più volte, il sorriso sulle mie labbra e la gioia che ho non dipende dalle circostanze, perché le prove iniziatiche le abbiamo tutti, e in funzione della missione diventano ancora più dure. Ma la gioia viene da dentro, non dalle circostanze della vita. La gioia viene dal plesso solare, dal collegamento col logo solare cristico. La gioia è uno stato di coscienza che io ho scelto dando sì alla luce, perché la luce è gioia, è amore, è bellezza, è entusiasmo, è tutto ciò che fa vibrare alto. La paura, l'invidia, la poca fede, il dubbio non fa parte di me e abbassa le frequenze, sono le frequenze più basse. Quindi anche voi vibrate alto ovunque voi siate. Io ho continuato a vibrare alto in montagna ed in città, persino nella grigia Milano che tanto amo e che ho benedetto con tutto l'amore che ho dentro, perché anche se l'etere lì è grigio, ci sono anime meravigliose che brillano e si stanno risvegliando e hanno ricevuto il sigillo. Insomma, tutti a raccolta, popolo arcobaleno, circondatevi di colori, da dentro voi, fuori di voi, perché ora siamo terrestri, anche se siamo figli delle stelle, semistellari, riattivati, ritrovati. In questo momento viviamo su questo splendido pianeta e dobbiamo benedirlo e dobbiamo nuovamente creare il paradiso sulla Terra.
quando sento portatemi via, Dio ai fratelli di portarmi via, me ne voglio andare da questo pianeta, va tutto schifo, non è così, il mondo è bellissimo, la terra è stupenda, sappiamo che ci sono anche le cose purtroppo negative e che gli oscuri stanno operando, ma l'assoluto permette questo solo in funzione della nostra evoluzione e ci sta abbracciando tutti con le informazioni solari di plasma che giungono copiose sul pianeta. E preparatevi perché il mese di giugno cambia energia, ci sarà una bella virata energetica, ma questa è un'altra storia e ve ne parlerò domani, che è il 1° giugno. Ora vi lascio a questa visione e al suono di 432 Hz delle onde del mare che si infrangono sugli scogli. Terra, acqua, aria e fuoco che si fondono in un'unica realtà davanti a noi e noi ne facciamo parte. Quindi ritorniamo nel circolo della vita, ritorniamo in questo cerchio meraviglioso, ritorniamo a essere parte di Madre Terra che ci accoglie, la Dea Gea Gaia che ci ama e ci riconosce quali figli. E allora se la riconosceremo come madre, anche lei ci accoglierà nel suo grembo e nulla potrà accaderci di male. Vi bacio, vi abbraccio, vi benedico con questo vento caldo che soffia e viene dai deserti e soffia sulla pelle, riaccende in me ricordi ancestrali e tutte le memorie che tornano a galla e vorrei soffiare su di voi lo stesso soffio caldo del vento del deserto per farvi sentire quanto siete caldamente amati da nostro Padre Sole e nostra Madre Terra. Amen. E così sia, e così è. Vi amo e vi benedico e vi bacio sul cuore tutti e soffio su di voi questo vento caldo. Amen. E così sia, e così è, e così sarà per sempre.